solo i lucchetti di Ponte Milvio a Roma. A Matera si lavora per un nuovo attrattore, la Fontana dell'Amore. Ad annunciarlo negli studi di TRM Network il sindaco Raffaello De Ruggeri. Si stanno definendo le procedure per riprodurre nei sassi la fonte di Via Muro, luogo di incontro per gli innamorati del tempo passato. Sguardi e sospiri nella piazzetta degli antichi rioni. Le fanciulle si accingevano a raccogliere l'acqua mentre i ragazzi lanciavano la freccia di Cupido. L'intenzione del primo cittadino è di riproporre l'intera scena con 5 statue a grandezza naturale che catalizzeranno l'attenzione dei passanti. Per le coppie invece sarà il luogo ideale per suggellare l'unione. Una fontana che traboccherà d'amore. E arrivavano le ragazze con le rizzole, con questi recipienti d'argilla, e attingevano l'acqua e piegandosi mostravano in maniera scandalosa un retro ginocchio, e questo già scatenava elementi ormonali in questo contesto giovanile e dinamico. Allora noi abbiamo voluto e dobbiamo riproporre questo momento. I nuovi e gli attuali innamorati devono andare alla Fontana dell'Amore per creare e darsi la solennità di un amore reciproco. Non saranno i lucchetti di Ponte Milvio, sarà l'offerta della perennità di un amore, perché nel momento in cui c'è l'innamoramento uno pensa alla perennità di questo affetto. E qual è il simbolo della perennità in una città perenne come Matera? È il geco, che è questo animaletto millenario dei sassi. E allora noi, gli artigiani, dovranno produrre un geco maschio e un geco femmina, e gli innamorati arrivati lì si scambieranno questo pegno d'amore legato alla millenarietà del pegno e alla millenarietà della città e alla millenarietà del loro amore.